dentro questo contesto passerei la parola alla professoressa Agostino per raccontarci appunto il DDL concorrenza e l'articolo 6. Grazie. Allora, io intanto ringrazio il Forum Italiano del Movimento per l'Acqua e in particolar modo il Comitato Acqua Pubblica di Torino che ha organizzato questa iniziativa. Ovviamente anche Duccio Facchini che ha fatto un'introduzione molto, molto puntuale e dettagliata, per cui io posso evitare tutta una parte che è già stata spiegata molto, molto bene, in maniera molto precisa e puntuale. Per cui mi posso consentire da sola, diciamo, di tornare un attimo indietro ai principi, di fare un po' il lavoro di costituzionalista, che è poi quello di partire proprio anche dai principi di riferimento. E poi vorrei soffermarmi in particolar modo proprio anche sul senso dell'autonomia comunale, visto che oggi ragioniamo anche di servizi pubblici locali e di privatizzazione di questi servizi. Ma innanzitutto vorrei dire che sono molto d'accordo con il volantino, diciamo, di lancio di questa iniziativa, dove si legge che attraverso l'articolo 6 di questo disegno di legge concorrenza passa un po' uno scontro fra culture, io direi quasi uno scontro fra due visioni del mondo. Da un lato la cultura, diciamo, egemonica che mira alla massimizzazione del profitto, e che assume a proprio fondamento la competitività, l'immagine dell'uomo imprenditore di se stesso, cioè l'orizzonte autoreferenziale del neoliberismo che cerca sempre nuovi spazi, diciamo, da mercificare. E dall'altro lato l'orizzonte che invece pone al centro la persona, una persona inserita in una rete di relazioni, la dignità, il pieno sviluppo, i diritti, la partecipazione, che è un progetto che ha la sua trascrizione giuridica nella Costituzione. Ecco, l'articolo 6 del disegno di legge sulla concorrenza esprime, diciamo, l'arroganza di chi pretende di stracciare l'esito del referendum del 2011, ma insieme a quest'esito anche la Costituzione. La Costituzione, cioè tutta quella parte che è centrata sui diritti, sull'emancipazione, cioè oggi è molto in voga. Fare come se la Costituzione non esistesse. Ecco, l'articolo 6 parte da questo presupposto, come se la Costituzione non esistesse e come se il paradigma fosse invece un altro, che è ben esemplificato dalla nota lettera inviata da Draghi-Trichet il 5 agosto del 2011, in cui si affermava in maniera puntuale, leggo, è necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Ecco, il paradigma di riferimento dell'articolo 6 del disegno di legge sulla concorrenza mi sembra essere questo, che rimanda a una prospettiva, dopo ci ritorno, ordoliberale, neoliberista, e non la Costituzione, che però è la nostra legge suprema dalla quale dovremmo partire. Ecco, oggi in particolar modo con l'iniziativa di cui discutiamo si chiede ai comuni di intervenire, ecco, di far sentire la loro voce difendendo anche quelle che sono le loro prerogative, il loro ruolo e insieme difendendo anche il ruolo che è stato assegnato loro dalla Costituzione, ma direi anche in senso più ampio, una visione del mondo. Mi dispiace che non ci sia con noi Mimmo Lucano, ma purtroppo posso comprendere bene le ragioni per cui non se le sentite di intervenire oggi, perché Mimmo Lucano bene ha interpretato il ruolo che un sindaco invece deve avere, un ruolo centrato per l'appunto sulla persona, un ruolo centrato sulla tutela della dignità, sulla tutela dei diritti di tutti. Ecco, partendo proprio dal ruolo dei comuni, vorrei partire un attimo proprio dalla Costituzione, cioè dall'articolo 5. L'articolo 5 della Costituzione dice la Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. L'autonomia locale quindi è inserita tra i principi fondamentali della Costituzione. Questo vuol dire che c'è una volontà di valorizzare l'autonomia in sé, al di là dei modelli organizzativi di cui poi tratta il titolo quinto. E l'inserimento tra i principi fondamentali dell'autonomia induce proprio a insistere sul rapporto che esiste fra l'autonomia locale e i principi quali democrazia, sovranità popolare, ma anche uguaglianza, emancipazione, diritti. Cioè l'autonomia è funzionale, ovvero è strettamente connessa agli altri principi, estrinseca alla sovranità popolare, la partecipazione, è fondamentale nel garantire i diritti, la loro effettiva concretizzazione.
perché vi è un'armonia tra tutti i principi costituzionali. L'autonomia poi è un concetto che si estende anche alla sfera delle persone, cioè significa creare le condizioni che accrescono l'autonomia delle singole persone, ovvero che rendono libera la loro autodeterminazione. E qui si inserisce proprio il ruolo delle istituzioni anche nel garantire il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione. Cosa si intende per autonomia locale? Si intende l'autodeterminazione di un soggetto collettivo che è legato ad un territorio, che è legato ad un luogo, cioè rispetto anche ad una comunità connotata da risiedere in un determinato spazio. Quindi non ragioniamo solo di questioni organizzative, ma ragioniamo anche del riconoscimento di uno specifico spazio politico. Ragioniamo di autogoverno, cioè ragioniamo di esercizio di sovranità popolare, l'articolo 1 della Costituzione. Possiamo anche dire che attraverso il riconoscimento dell'autonomia passa anche il riconoscimento del pluralismo. E il concetto di sovranità come appartenente al popolo è in quanto tale anche intrinsecamente plurale, anche nella determinazione politica. Ecco, l'articolo 5 trova poi uno sviluppo nel testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali, il decreto legislativo 267 del 2000. Vi invito fra l'altro a leggere questo testo unico e poi l'articolo 6 del disegno di legge sulla concorrenza. Al di là del contenuto, il testo unico è molto chiaro. Nella lettura, l'articolo 6 del disegno di legge sulla concorrenza, che si compone di un numero infinito di lettere all'interno dei commi, è di difficile lettura. E questo è un altro dei problemi che attraversa, diciamo, la legislazione e il diritto, al di là degli spazi contingentati che venivano ricordati prima, della verticalizzazione del potere, cioè la scarsa trasparenza e possibilità di conoscenza e quindi di critica, anche di discussione da parte dei cittadini di un testo di legge. Nel testo unico si dice: il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Si dice ancora poi: i comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e impositiva finanziaria nei limiti di statuti, regolamenti e leggi. Ancora hanno funzioni proprie, funzioni conferite con legge dallo Stato e dalle regioni secondo il principio di sussidiarietà. In specie, vi leggo solo i passaggi più significativi, ovviamente, si dice: spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, in particolare nei servizi alla persona e alla comunità, nell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. E poi si dice, questo secondo me è anche un passaggio significativo, i comuni esercitano le funzioni anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali. C'è un riferimento alla partecipazione che è poi ripreso nell'articolo 8 del testo unico. Ecco, la partecipazione, ricordo, come essenza della democrazia, è la partecipazione che non può che esprimersi in maniera forte a livello più vicino ai cittadini, dove si lega ad un concetto di territorio come luogo vissuto, come luogo di riconoscimento della pari dignità sociale, di esercizio dei diritti, di soddisfazione dei bisogni, luogo dal quale muove anche la tutela dell'ambiente, penso al ruolo dei territori e delle comunità locali nell'opposizione alle grandi opere, ma anche all'espropriazione di luoghi vissuti come pubblici, giardini, edifici, prati, eccetera. Cioè, in sintesi, cercando di tirare un po' le fila di questo discorso e di quello che è scritto sull'autonomia locale anche nel testo unico, ma illuminato, diciamo, alla luce dei principi costituzionali, la prossimità, cioè il livello locale, è centrale per alcuni punti. Provo proprio a sintetizzarli in punti perché forse il discorso così è più chiaro. Primo, garantire attraverso la vicinanza l'effettività, cioè il godimento dei diritti, in armonia e a servizio di un progetto costituzionale di eguaglianza sostanziale. A questo sono finalizzati i servizi pubblici locali, a garantire i diritti e a realizzare il progetto di eguaglianza sostanziale, e a questo devono tendere, non al profitto. La realizzazione dei diritti può essere assicurata meglio attraverso il privato o attraverso il pubblico? A me pare che sia una domanda retorica, visto che l'uno tende alla garanzia dei diritti e l'altro tende al profitto. Secondo,
Il livello locale è centrale per concretizzare la partecipazione, sia una partecipazione diretta, sia una partecipazione in funzione di controllo dei cittadini. Per inciso, questo è utile anche per in parte bilanciare un'autonomia politica che è segnata da un processo di verticalizzazione legato all'elezione diretta del sindaco anche a livello locale. Terzo, la prossimità a livello locale è centrale per esprimere esercizio di sovranità popolare in un'accezione plurale, nel senso di una valorizzazione della differenza, con il connesso riconoscimento di autodeterminazione. Quarto ancora, la prossimità a livello locale è essenziale per vivere il territorio, ricreando legame sociale contro il processo di atomizzazione della società in corso, creando e favorendo una cittadinanza attiva, il senso del luogo, l'idea di una comunità di diritti e doveri, la solidarietà, cioè tutti i principi costituzionali. Possiamo dire cioè che l'autonomia è impregnata di diritti, di solidarietà, di democrazia effettiva, di eguaglianza sostanziale, ne è espressione. E questo quadro è in linea, tra l'altro, con quella che è la Carta Europea dell'Autonomia Locale, adottata a Strasburgo nel 1985, poi autorizzata e ratificata con legge dell'89, dove si legge: per autonomia locale si intende il diritto e la capacità effettiva per le collettività locali di regolamentare ed amministrare a favore delle popolazioni una parte importante di affari pubblici. Insisto su a favore delle popolazioni, cioè in stretta connessione con la centralità della persona, con l'eguaglianza, con la solidarietà, nella prospettiva dei diritti. Non nulla c'entra la concorrenza, nulla c'entra il profitto, la prospettiva è quella delle centralità delle popolazioni, della persona, dei diritti. Per inciso questo significa anche lontano da pulsioni invece territoriali tipo egoistiche, in riferimento all'autonomia differenziata. Come si inserisce in questo quadro, in questo tipo di autonomia, che è strettamente legata, come ho cercato di dirvi, agli altri principi costituzionali, cioè è parte della democrazia, è parte del progetto di uguaglianza, è parte di un progetto fondato sulla solidarietà e sui diritti. Ecco, l'articolo 6 si inserisce, secondo me, in opposizione, in distonia rispetto a questo quadro. È stato ricordato molto bene prima il suo contenuto, quindi io mi limito a sottolinearne e riprenderne semplicemente alcuni passaggi. Allora, emerge in primo luogo, se leggiamo questo articolo 6 del disegno di legge sulla concorrenza, come sia centrale non l'idea di servizio a tutela dei diritti per la realizzazione della dignità della persona, il progetto di emancipazione, eccetera, ma come sia centrale proprio in sé il rispetto della tutela della concorrenza. Cioè, la concorrenza è immaginata come qualcosa che viene prima, a cascata poi ne può derivare la coesione sociale e territoriale. Tra l'altro si usa questo termine coesione, che a me sa un po' di ammortizzatore sociale, forse sarebbe meglio utilizzare un altro termine che è più forte, che è quello di giustizia sociale, perché secondo me dobbiamo iniziare anche a riappropriarci di quei termini che riconducono all'immaginazione di un'alternativa, che è poi l'alternativa scritta anche nel progetto costituzionale. Ecco, dal complesso poi delle varie disposizioni, venivano ricordate prima, si evince molto chiaramente un processo di privatizzazione, che secondo me ha la sua apoteosi, e riprendo solo questo passaggio perché secondo me questo è proprio il nucleo, il punto chiave, nella lettera F, dove si prevede l'obbligo per l'ente locale di una motivazione anticipata e qualificata per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione. Cioè è chiaro qui che il pubblico viene configurato come recessivo, e poi questo è confermato da tutte le altre lettere, e deve giustificarsi. La norma è il mercato, è la concorrenza, è il privato, non è il pubblico. Ecco, persino la Corte Costituzionale, in una sentenza recente, la sentenza 218 del 2021, ha affermato che la previsione dell'obbligo a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente di esternalizzare tutta l'attività oggetto della concessione
costituisce una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al legittimo fine della tutela della concorrenza. Con la Corte in questo caso interviene a tutela della libertà di impresa, però dice chiaramente che non esiste un obbligo di affidare tutto al mercato o una preferenza per questo modello. Un inciso, la Corte dice legittimo fine della tutela della concorrenza. Io però qui mi interrogherei su quanto sia legittimo e intoccabile questo fine della tutela della concorrenza. È assai discutibile. La concorrenza è strutturalmente una modalità competitiva che crea disuguaglianza. Noi abbiamo una Costituzione invece che ha il cuore in un progetto di eguaglianza, di superamento delle diseguaglianze. La concorrenza strutturalmente è diseguale. In realtà tende a concentrare, quindi a creare delle posizioni poi di monopolio, tra l'altro. E nel disegno di legge si prevedono proprio anche dei meccanismi di premialità a fronte dell'aggregazione dei servizi, poi in contrasto tra l'altro con la stessa logica poi della concorrenza. Due parole vorrei ancora dire sul contesto in cui si inserisce questo disegno di legge sulla concorrenza. E fra le misure legislative connesse, veniva ricordato prima, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Fra le riforme abilitanti di questo piano vi sono semplificazione e concorrenza, che sono entrambe all'interno di questo disegno di legge, dove vi sono delle deleghe che rafforzano le semplificazioni per velocizzare, diciamo, l'attuazione del piano e razionalizzano i controlli. Allora, quando si trova il termine razionalizzare, a me mi pare di poterlo tradurre con due altri verbi che sono semplificare e deregolamentare sostanzialmente. Deregolamentare laddove molto spesso invece la forma, lo diceva Tocqueville, serve da barriera del controforte a tutela del debole. Ecco, qual è la prospettiva di questo piano e la prospettiva in cui si inserisce il disegno di legge sulla concorrenza? È una prospettiva ordoliberale. Cioè, innanzitutto viene il privato, l'impresa, gli investimenti. L'unica prospettiva, quindi, è l'economia di mercato. Da questa possono discendere eventuali benefici sociali, ma il soggetto e l'oggetto è l'impresa. Impresa al plurale ricorre 177 volte nel piano. Il termine Costituzione non c'è nel piano, non c'è in senso formale, ma non c'è nemmeno in senso sostanziale. Cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si propone di configurare il futuro dei prossimi anni, non tiene conto della Costituzione. È come se la Costituzione non esistesse per il piano. In questo, vi dicevo, due visioni del mondo differenti, due visioni del mondo in realtà contrapposte. Il piano attua paradossalmente non un welfare per le persone, per un progetto di emancipazione, ma un welfare per le imprese. E lo Stato e il pubblico diventano strumenti quando servono per questo welfare, altrimenti vengono per l'appunto esautorati, aprendo nuovi territori al mercato, mercificando nuovi territori. Quello che è completamente accantonato è la prospettiva della Costituzione, cioè l'articolo 41 della Costituzione, che prevede limitazioni, controlli, programmazione dell'iniziativa economica privata. La governance, aggiungo ancora, delle PNRR è una governance top-down, una locuzione questa alla page usata diciamo soprattutto in questi contesti, per sottolineare l'accentramento di poteri, a discapito proprio anche delle autonomie territoriali. Nell'ambito del piano i comuni compete un compito di attuazione, ma sono esclusi dal processo decisionale, con buona pace anche dell'autonomia, nel senso che ricordavamo prima. Per cui a me sembra che sia chiaro il contrasto tra due orizzonti, cioè tra due visioni del mondo, tra due ordini di fini differenti. Da un lato delle istituzioni pensate per la persona e per i bisogni della persona, per la sua emancipazione, dall'altro il mercato per il profitto di pochi, due orizzonti differenti. Ecco, l'articolo 6, e concludo con questo, depriva, secondo me, e insieme torce, stravolge il senso dell'autonomia territoriale, la svuota e indebolisce attraverso la privatizzazione dei servizi pubblici locali
quella rimozione degli ostacoli attraverso il ruolo delle istituzioni, perché è un compito della Repubblica, Repubblica significa tutto, dallo Stato ai comuni, il cuore del progetto costituzionale risulta svuotato. Un progetto però al quale il corpo elettorale, tra l'altro, ha rinnovato la sua fiducia pronunciandosi contro la privatizzazione dei servizi pubblici locali nel referendum del 2011. Io mi fermerei. Grazie, grazie mille, grazie davvero alla professoressa Agostino, l'avremmo ascoltata ancora per ore, però grazie per essere stata nei 20 minuti che ci avevamo dati e per avere, insomma, delineato in maniera così chiara e profonda il contesto e il DDL concorrenza.